Ciao amici e Revotech a tutti. In molti stanno provando a convincerci che i nuovi Huawei, privi dei servizi Google, sono completi. Che cazzate! Performanti e si può tranquillamente vivere senza Google. Noi non siamo né a favore di Google né a favore di Huawei, ma come sempre siamo dalla vostra parte e quindi abbiamo provato Huawei P40 Pro grazie al nostro Marco Antenore e vogliamo confrontarlo con lo Xiaomi Mi 10 Pro. Tutto dopo la sigla. Il design non sorprende, ma segue le mode del momento. Per Huawei con le fotocamere stile iPhone sulla piastrina, Xiaomi invece in stile semaforo. Entrambi sono realizzati egregiamente, ottimi materiali, vetro opaco per Mi 10 Pro, lucido per P40 Pro. Pesano entrambi sopra i 200 grammi, ma sono ben bilanciati. Leggermente più piccolo P40 Pro. Sul fronte troviamo due bellissimi display curvi, più accentuato quello di Huawei, ma comunque fruibili entrambi. Da 6,67 pollici, 90 Hz con risoluzione Full HD Plus per Xiaomi, 6,58 OLED 90 Hz con risoluzione 1200x2640, quindi più alta la risoluzione per Huawei. Al lato pratico si tratta di due bellissimi display, dai colori settabili ma vivaci, ottimi angoli di visuale. Io nell'uso quotidiano ho preferito quello di Mi 10 Pro, l'ho trovato più appagante. Sotto al display troviamo il sensore per le impronte, comodo per entrambi, ma più veloce e reattivo quello di casa Xiaomi. Ovviamente è presente anche lo sblocco con il volto 2D. P40 Pro ha sia la certificazione IP68 che la ricarica wireless. Mi 10 Pro invece è solo la ricarica wireless e qui dobbiamo tirare le orecchie a Xiaomi. Sotto al cofano troviamo due processori diversi, fatto in casa per Huawei, Snapdragon 865 per Xiaomi, 8 GB di RAM per entrambi e 256 GB di memoria interna, ma non espandibile per Xiaomi, con anche l'aggiunta del fattore mono SIM per la versione europea, e invece è espandibile dual SIM per Huawei. Come prestazioni, consumo energetico e velocità, lo Snapdragon si fa preferire nell'utilizzo quotidiano, però vi limita nel caso abbiate due SIM e le vogliate utilizzare contemporaneamente. A meno che non facciate come me ed acquistiate la versione cinese che è dual SIM. Nel complesso comunque i due device girano fluidi, senza impuntamenti, e qui veniamo al fuoco di questo confronto, il software. Entrambi montano Android 10, ma senza i servizi Google per Huawei ed ovviamente completo per Xiaomi. Amici, vedete, abbiamo sentito tante cazzate in merito. Senza i servizi Google si può vivere tranquillamente. Flatulencer che spingono su questo tasto, imboccati dal brand. Noi abbiamo usato per 15 giorni Huawei P40 Pro come primo device, senza i servizi Google. E ci siamo trovati in difficoltà, ma non perché siamo deficienti, perché ci siamo messi nei panni di milioni di persone. Molte app che solitamente usiamo non sono ancora presenti nell'app gallery di Huawei e non si può utilizzare il browser per fare tutto, è scomodo e lento. Quindi non prendiamo per il culo la gente, diciamo le cose come stanno. Huawei P40 Pro è un device che lato software è incompleto ed è inutile che ci volete cacciar giù in gola la minestra. Noi saltiamo dalla finestra, non lo compriamo. Attento. Su entrambi potrete aprire le app con velocità, giocare ai giochi sul Play Store alla massima risoluzione grafica. Su Huawei potrete giocare solo a ciò che c'è in App Gallery, oppure installando le APK sperando che funzionino. Arriviamo al comparto fotocamere. Il Mi 10 Pro è dotato di 4 fotocamere sul retro e una frontale posta nel buco laterale in alto a sinistra, poco invasivo e che non dà fastidio. Abbiamo un sensore principale da 108 megapixel con apertura f1.69, con stabilizzazione ottica e tecnologia Super Pixel 4 in 1, un ultra grandangolare da 20 megapixel con apertura f2.2 con 117 gradi di ampiezza di campo e una modalità macro fino a
5 cm di distanza integrata. Poi abbiamo uno zoom ottico 2x da 12 megapixel con apertura f2.0 e uno zoom ibrido 10x da 8 megapixel con apertura f2.0 con stabilizzazione ottica. Circa 3,7x ottico e fino a 50x in digitale. Huawei P40 Pro risponde con 4 sensori. Il principale da 50 megapixel con apertura f1.9 con stabilizzazione ottica dell'immagine, un sensore molto grande rispetto ai competitors che assorbe decisamente tanta luce. Una grandangolare da ben 40 megapixel, detta anche cinecamera Leica, da poter sfruttare per eseguire i timelapse in 4K e la slow motion a 7680 fps. Un teleobiettivo da 12 megapixel con uno zoom ottico 5x e ibrido 10x, si può arrivare in digitale fino a 50x. Poi c'è anche un sensore TOF 3D per la profondità di campo. La camera frontale è da 32 megapixel con l'aggiunta di un secondo sensore per la profondità di campo e supporto all'HDR10 Plus. Ragazzi, sulle fotocamere di questi due dispositivi è stato detto tutto e il contrario di tutto. Noi vogliamo solo mostrarvi gli stessi scatti realizzati da entrambi, nelle medesime condizioni di luce e con le stesse impostazioni. A voi stabilire vincitori, vinti, preferenze, sconfitti e chi più ne ha più ne metta. Lo scenario è qualcosa di incantevole perché sono state scattate in mezzo alle Dolomiti, perciò di sicuro ciò aiuta molto la visualizzazione e intanto ve le facciamo vedere. Per quanto riguarda invece il comparto video, Mi 10 Pro ha fatto passi in avanti ma deve ancora assolutamente migliorare nella stabilizzazione, soprattutto in 1080p a 60 fps. Nei video in movimento P40 Pro ha dimostrato di essere cresciuta maggiormente e di sicuro è migliore in questo momento di Mi 10 Pro. Abbiamo notato però che registrando da fermi a 60 fps, sempre in 1080p, Mi 10 Pro restituisce sequenze più lineari e immagini più nitide, e mentre P40 Pro tende a modificare sempre la messa a fuoco creando degli artefatti fastidiosi. Vediamo questo video con Huawei P40 Pro 60 fps, zoomiamo. Zoom è buono ma non è molto nitida l'immagine. Immagine più pulita, decisamente più pulita, sgrana molto meno. Xiaomi Mi 10 Pro, meno stabilizzato ma molto più nitido, 60 fps, 1080p. Zoom sulla scritta. In 4K a 30 fps entrambi riescono a ben stabilizzare la scena, mentre i video in 8K su Mi 10 Pro sono al momento una pura trovata di marketing. A livello di capsula auricolare, Huawei continua ad usare quella porcata della conduzione ossea e comunque della capsula sotto al display. Si sente discretamente, ma mai bene quanto una capsula auricolare vera e propria come quella su Xiaomi Mi 10 Pro. Senza dimenticare che il sistema stereo del Mi 10 Pro con due speaker veri vale da solo il prezzo del biglietto. Ci vediamo subito dopo la sigla. In ricezione siamo lì, 4 tacche per entrambi nel mio bagno bunker. A livello di autonomia abbiamo una 4200 mAh per Huawei ed una 4500 per Xiaomi. In soldoni abbiamo due ottime autonomie. Su questo potete stare tranquilli, che vi porteranno a sera con ancora il 35-40% di autonomia per la gioia della dolce e casta donzella. Ricarica veloce per entrambi, da 0 a 100 in meno di un'ora, e ricarica wireless per entrambi. Amici, concludendo, secondo noi questo giro, senza nemmeno considerare un deterrente la mancanza delle Google Apps su Huawei, Xiaomi ha sfornato un vero top di gamma. Certo, con margini di miglioramento e qualche mancanza che abbiamo elencato.
ma che ci soddisfa in pieno nell'uso quotidiano. Con qualche eccellenza, tipo il comparto audio, ma anche lato foto, in cui ha fatto netti passi avanti rispetto al passato. Huawei, dal canto suo, ha realizzato un ottimo device con la solita predisposizione, grande predisposizione per la fotografia, in cui si esprime ad altissimi livelli, ma con un sistema castrato e prezzi troppo elevati per le mancanze che ha. Perché devo comprare, spendendo 1000 euro, un telefono con delle mancanze? Quindi, secondo noi, quest'anno Mi 10 Pro asfalta P40 Pro. 118! So che molti di voi su questa affermazione non saranno d'accordo. E sti cazzi! Amici, ricordatevi di iscrivervi al canale e ai nostri social. Salutiamo il gruppo Telegram Malati di Smartphone e, come diceva mia nonna, il buongiorno si vede dal mattino. E infatti io sto caricando il letame, poi trasporto il letame, poi spargo il letame. Praticamente è una giornata di merda. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger.